Ciao, sono qui nascosta per farti vedere la copertina di Frammenti di una valle. Questo è un libro di articoli che ho realizzato raccogliendo gli articoli migliori che ho scritto dal 1998 al 2005 per i media con cui collaboro. In particolare Frammenti di una valle vuole essere un libro che racconta la Val di Sole in un modo particolare, raccontandolo cioè attraverso i suoi fatti insoliti e curiosi, quindi non sono degli articoli qualsiasi, ma diciamo così degli articoli che possono incuriosire e degli articoli unici. Allora, troverete degli articoli un po' su tutti i paesi della Val di Sole e con una sezione fotografica all'interno. Vedete, provo a farvi vedere, vedete, si trovano delle immagini anche all'interno. Per farvi qualche esempio, ad esempio che ho scritto per quanto riguarda Vermiglio, che è uno dei paesi della Val di Sole, del 90° anniversario, da quando i Vermigliani dovettero lasciare il paese verso Mittendorf, che era questo paese dell'Austria superiore in cui i Vermigliani furono evacuati dal governo austriaco nel 1915, quindi durante la prima guerra mondiale, e dove molti trovarono la morte. E altri articoli particolari, ad esempio la storia dei presepi di Ossana, una delle manifestazioni che si seguono maggiormente in Val di Sole, con presepi, oltre che un centinaio di presepi ogni anno, dislocati appunto nelle finestrelle, nelle cantine, ai punti più caratteristici del paese di Ossana, all'ombra del castello di San Michele, diciamo così, realizzati poi con materiali diversi. O ancora, ad esempio, ho parlato delle Meridiane nel Classico. Questa è una manifestazione estiva che ogni anno porta degli artisti provenienti un po' da tutta Italia, degli artisti locali, a Monclassico e nella vicina frazione di Pressoni. Vengono realizzati 5 orologi solari, e, portando quindi ad essere Monclassico un vero e proprio paese delle Meridiane unico in Italia. Ho parlato poi anche di Fiorenzo Ceschi, l'ultimo Kaiserjäger della valle, che era appunto di Calzana, che è scomparso qualche anno fa. Ho ancora, ad esempio, parlato dell'arrivo del Bologna, il ritiro al Maro, o dell'arrivo della cicogna ad Ossana, che fu un avvenimento naturalistico importante. Ancora ho parlato della trasformazione, ad esempio, dell'ex caseificio di Somrabi, alcuni anni fa, in quello che è un vero e proprio museo del latte. Ho parlato di gemellaggi, ho parlato francamente di libri che sono stati scritti sulla Val di Sole, di un paese come Runzo, che è un piccolo paesino che si trova arroccato sulla montagna appena sopra Mezzana, in tempo fiorente e oggi ridotto a pochissimi abitanti. Ho parlato ancora del fratello Emanuele Stablum, che sostanzialmente è stato dichiarato giusto fra le nazioni, ed era appunto questo sacerdote di terzo lastre, appunto un altro paese della Val di Sole. Tra le altre cose, ho parlato sostanzialmente poi anche di, ad esempio, negli 60 anni, quando a Mezzana è stata riaperta la Madonna dell'Aiuto, che è una chiesetta annessa alla chiesa principale di San Pietro e Paolo, che è stata riaperta appunto nel 1999, dopo 60 anni che era rimasta chiusa. È stata riaperta con un grazie di un'opera di restauro che ha portato nuovamente arredi e colori originari appunto alla struttura. Poi c'è veramente l'imbarazzo della scelta, ho parlato per esempio dei mondiali di snowboard che si sono fatti in Val di Sole nel 1999, il padre Celestino Rizzo, missionario di Ancora di Cavezzana, partito per la Cina, del presepe vivente di Caldés, questo è uno dei più antichi come articoli che ho scritto, che risale anche appunto al 1999. E ancora a un incontro, un segno della pace, che ci fu appunto a San Rocco, che è questa località sopra il paese, quindi questo incontro italo-austriaco della pace. Ecco, sostanzialmente sono tutta una serie di articoli, come ho detto, che sono appunto particolari, sono dei frammenti appunto della Val di Sole. Sono belli proprio perché sono unici. Ad esempio, un fatto unico fu l'arrivo di Gary Scotti a Di Maro. Ho potuto intervistarlo, se riesco a una fotografia, non so se riesco a vedere, se riesco a capire come funziona questa webcam, magari possiamo vederla. Ecco, è qui in basso veramente. Ecco, poi ad esempio che tra le immagini ce ne sono alcune che rappresentano
rappresentano i fatti che vi ho spiegato finora. Ad esempio, una è la meridiana, l'altra poco più in là è la cicogna su un'antenna di una casa, la casa Rosa Bertolaso del DSA, del Gruppo Sensibilizzazione Medica. Questo quadro invece è una mostra che si era tenuta a Candes, gemellaggio con Fasana di Pellizzano, e la storia dei presepi appunto a Ossano. Niente, quindi troverete appunto delle cose particolari che magari non sapete dalla Val di Sole, sia che abitate in Val di Sole, sia che invece siete dei turisti e magari volete conoscere qualche aspetto diverso della valle in cui trascorrete o avete trascorso insomma, le vostre vacanze estive invernali. Ecco, qui sul blog www.frammentidiunavalle.blogspot.com trovate sia approfondimenti per quanto riguarda il libro e anche un report gratis che si può scaricare per farsi un po' un'idea di cosa parla un po' questo libro e poi naturalmente trovate, non solo un esempio dei commenti, ma anche le modalità per poter avere il libro. E vi ricordo poi che trovate sia una pagina che un gruppo intitolato proprio Frammenti di Navale su Facebook, potete visitare anche questi e lasciare appunto i vostri commenti. E per chi ha già comprato il libro, innanzitutto vi ringrazio e vi invito a lasciare dei commenti sul blog oppure su Facebook, che saranno naturalmente graditi, e spero poi che insomma, altre persone possano fare lo stesso con un nuovo acquisto. Grazie e alla prossima. Ciao!